Buongiorno, oggi parliamo di test. Cosa sono i test? A cosa servono? I test sono un mezzo per verificare una conoscenza e/o una capacità. Nel nostro caso, parlando di test motori, verificheremo le capacità. Con i test possiamo verificare in maniera periodica, ad esempio inizio anno scolastico, il livello di partenza degli allievi in maniera da calibrare il lavoro in un certo periodo. In base ai risultati, che sono legati da procedure standard, ci troveremo a lavorare con valori che saranno nella norma o si discosteranno da essa, in positivo o in negativo. La norma è il valore di riferimento. Per poter avere un valore di riferimento, per prima cosa dobbiamo decidere cosa valutare. Per essere accettato, il test si deve basare su dati scientifici, inoltre ci deve essere una correlazione tra i vari dati che ci fornisce il test stesso. I requisiti essenziali del test. 1. Oggettività. I dati risultanti non devono essere influenzati da chi è deputato all'esecuzione del test. Non decide la persona che rileva il test ma i parametri che si stanno ricercando, distanza, tempo, eccetera. 2. Attendibilità. Bisogna far sì che si riesca ad esaminare la caratteristica ricercata in maniera più precisa possibile. Esempio, tempo di esecuzione. 3. Ripetibilità. Se il test viene ripetuto bisogna ricreare le stesse condizioni oggettive, corsa in palestra, corsa in pista. I risultati devono essere comparabili a 80%. 4. Validità. La caratteristica prescelta deve essere misurata da un indicatore valido. I test vanno tarati, scelti, in base ai soggetti che vogliamo esaminare. Alunni del primo anno, alunni del quinto anno, e in base alle capacità ricercate, forza, resistenza, eccetera. Nella nostra trattazione, abbiamo due tipologie di test. La prima è quella che mi dà risposte su una capacità, parliamo di capacità condizionali. La seconda mi ricerca più elementi nello stesso tempo, in questo caso parliamo di destrezza. Il primo tipo si chiama test singolo elementare. Il secondo tipo test singolo complesso. Il test che studieremo prende il nome dal suo inventore, un medico di nome Cooper. Il test si basa su una corsa di 12 minuti attraverso la quale percorrere la maggior distanza possibile. In base ai risultati ottenuti, avremo 5 gruppi di livello, come potrete vedere nella tabella successiva, che indicano il livello raggiunto dalla persona, atleta, correlato alla età. Naturalmente la capacità condizionale che si vuole testare è la resistenza. Questa è la tabella attraverso la quale potete verificare la vostra prestazione. Una caratteristica che si può ricavare da questo test riguarda il massimo consumo di ossigeno, parametro importante per capire quanto un atleta riesce ad utilizzarne per produrre energia. Nelle ultime due diapositive potete trovare sia il necessario per la preparazione e l'esecuzione del test sia l'occorrente per rilevare le prestazioni degli allievi.